Hai già messo in conto che perderemo venerdì? Beh, dubito che vinceremo. Vieni qui, Brock. Anche tu, Jeremy. Mi sono messo nei guai? Non ancora. Fai il dead crawl di nuovo. Vediamo il massimo che sai fare. Cosa? Arrivare ai 30? Puoi arrivare ai 50. 50? Posso farlo se non ho nessuno sopra? Puoi riuscirci con Jeremy sulle tue spalle. Adesso promettimi che farai del tuo meglio. Va bene. Del tuo meglio. Ok. Mi darai il meglio di te. Le darò il meglio di me. Ancora una cosa. Devi farlo bendato. Perché? Perché non voglio che molli quando potresti andare più lontano. Forza. Jeremy, montagli sulle spalle. Aggrappati bene, Jeremy. Bene. Andiamo, Brock. Niente ginocchia a terra, solo mani e piedi. Così. Così, un po' a sinistra. Faticoso, eh? A sinistra. Avanti, così. Dai, muoviti. Forza. Così, Brock. Continua così. Avanti. Sei calmo. Eccoci sei. Forza, Brock. Forza. È un buon inizio. Un po' a sinistra, a sinistra. Vai, Brock. Continua così. Ottima cos'è? Potenza. Non ci vedi? Forza, Brock. Niente da fare. Diamo una mano. Così, no, Brock. Così. Sono arrivato alle 20 yard. Lascia perdere le 20 yard. Fa del tuo meglio. Continua. Non fermarti, Brock. Puoi fare di più. Mi sto riposando un secondo. Continua ad avanzare finché non ce la fai più. Bene. Vai. Continua ad avanzare, continua! Niente ginocchia a terra, continua così! Dammi il tuo meglio, dammi il tuo meglio! Il tuo meglio, continua ad avanzare, Brock! Così, così, continua! Non mollare, continua! Niente ginocchia a terra! Così, dammi il tuo meglio, non mollare! Fai del tuo meglio, continua ad avanzare! Ci sei! Niente ginocchia a terra, continua ad avanzare! Forza, non mollare finché non ce la fai più! Così! Continua ad avanzare, Brock. Così, così! Continua! Voglio il massimo che puoi darmi! Forza, continua ad avanzare! Non mi mollare! Fa del tuo meglio! Continua! Ecco, ci sei! Ci sei! È pesante! Lo so che è pesante! Non ce la faccio più! Forza al tuo corpo! Non mollare! Continua! Mi senti? Stai andando bene! Non mi abbandonare! Continua ad avanzare! Continua ad avanzare! Coraggio! Mi fa male! Lo so che fa male, ma tu continua! Parte tutto da qui! Ancora 30 passi! Continua, Brock! Forza! Continua! Brucia! Lascia che bruci! Mi bruciano le mani! Questione di cuore! Continua, Brock! Forza! Continua! Mi hai promesso di fare del tuo meglio, del tuo meglio! Non ti fermare! Continua! È troppo difficile! Non è troppo difficile! Continua! Forza, Brock! Dammi di più! Dammi di più! Continua! Altri 20 passi! Ancora 20 passi! Continua, Brock! Dammi il tuo meglio! Non mollare! Continua, continua! Non mollare! Non mollare! Non mollare! Non mollare! Brock Kelly, non mollare! Continua, continua! Vai, Brock Kelly, non mi mollare! No, continua! Dai, continua! Non vai, ce la faccio! Altri 10 passi! Altri 10! Altri 10! Altri 10! Continua! Non mollare! Dammi il tuo cuore! Non sì, ce la faccio! Sì, ce la fai! Altri 5! Altri 5! Dai, Brock! Forza! Non mollare! Non mollare! Avanti, Brock! Altri 2! Ancora 1! Questo deve essere il 50esimo! Non ce la faccio più! Guarda, Brock. Sei a fondo campo. Brock, sei il giocatore più potente della squadra. Se accetti la sconfitta, lo stesso faranno gli altri. Non mi dire che non riesci a darmi di più di quello che ho visto. Hai appena attraversato il campo portando sulle braccia un uomo di 63 kg. Brock, ho bisogno di te. Dio ti ha donato questa capacità di leadership, non lo sprecare. Coach, posso contare su di te? Sì. Coach. Che c'è, Jeremy? Io peso 72 kg. Ciao, scusa, il consulto è andato liscio, ma la mamma si è innervosita, sono rimasta per calmarla.
Chica, ma sono pronta, quando vuoi. C'è un cambio di programma, è una cosa privata. Me ne vado a casa. Ecco i materiali per l'intervento. Studiali, ho messo delle note a margine. Il mio approccio è migliore delle stupidaggini scritte lì. Mi sostituirai anche in ospedale. Un attimo, scusa, va tutto bene? È una cosa personale. Lì c'è tutto quello che devi sapere. Leggilo. E se avessi qualche domanda? Le risposte sono lì. Ci vediamo domani. Facciamo piano per non svegliarlo. Robbins, il passo successivo? Un bolo da 20 cc per chilo di fisiologica nella vena ombelicale. Allora li hai letti i miei appunti? Io somministro il bolo. Tu tira fuori il braccio di Waldo per attaccare il monitor. Ok. È strabiliante. È vero. Ora sei pronta per esporre il torace e incidere. Bisturi. Adesso ogni passo è importante. Dimmi che stai per fare. Eseguirò una toracotomia postero-laterale ed estrarrò lentamente la massa. Lentamente e controllata. Scusa? Io ho scritto che la massa deve essere estratta lentamente e in maniera controllata. Hai letto le mie note o no? Sì, hai scritto anche di prepararsi alla bradicardia. Procedi. Ok, ecco la massa. E la bradicardia, come l'affrontiamo? Atropina ed epi intramuscolo nel deltoide. E perché questo è importante? Perché questo approccio? Perché se la CCAM dovesse scoppiare, il piccolo rischia un arresto cardiaco. Non è quello che dicono le mie annotazioni. Non con queste parole. Io voglio le mie parole. Voglio le mie parole esatte. Tu mi stai dando la sostanza. Non mi interessa la tua interpretazione delle mie annotazioni. Io voglio essere certa che le parole esatte che io ho scritto ora siano impresse nella tua mente. È questo l'obiettivo. L'obiettivo di questo dottorato. Se ti interessa solo imparare la sostanza, non sei. Va bene, Arizona ha capito. Dottor Karev, adesso arriviamo al meglio. Non vorrai andartene ora? Nelle mie annotazioni è scritto che prima del mio approccio questo intervento provocava l'arresto cardiaco del feto nel 50% dei casi. È una strana sensazione, vero? Toccare un bambino ancora prima che sia nato. Sai qual è la sensazione? Di privilegio. Un grande privilegio. Andiamo, ha ringhiato lui per primo. Scusami, sono qui giù. Ciao. Per tutte le macchie di ghepardo. Hanno davvero assunto una coniglietta. Che storia! E devo dire che sei anche più tenera di quanto pensassi. Forse non lo sai, ma se un coniglio dice a un altro coniglio tenero, va bene, ma se a dirlo a un altro animale è un po'... Mi dispiace tanto. Mi chiamo Benjamin Clohauser, colui che per tutti è solo un grasso poliziotto patito di ciambelle che fa brutte figure. Oh. Non fa niente. Oh, tu sei... Mm? Ehi, hai una... Cosa? Sul collo, quella cosa là... Mm? Cioè... Oh, ecco dov'eri, birbantella! Manca poco all'appello. Allora, dove devo... Oh, l'arena è in fondo a sinistra. Grandioso. Grazie. Quella coniglietta se la mangeranno viva. Ehi, agente Ops, pronto a lottare per la giustizia? Attenti! Va bene, va bene. Mettetevi seduti. Allora, ho tre punti all'ordine del giorno. Primo, ho una comunicazione per l'elefante. Francine, buon compleanno. Secondo, ci sono nuove reclute che dovrei presentarvi. Ma non ho intenzione di farlo perché non mi interessa. E infine, abbiamo 14 casi di mammiferi scomparsi. Tutti predatori, da un grande orso polare fino ad una minuscola lontra. E il municipio mi sta col fiato sul collo affinché li trovi. Questa è la priorità numero uno. Incarichi,
Agenti Grisoli, Fenmeyer, Delgado, occupatevi dei mammiferi scomparsi nel distretto di foresta pluviale. Agenti McCord, Rinovitz, Wolford, occupatevi dei casi di Piazza Sara. Agenti Higgins, Snarlow, Trunkaby, i casi Tundratown. E infine, il nostro primo coniglio, l'agente Hobbs. Ausiliare del traffico. È tutto. Ausiliare del traffico? Capitano? Mm? Capitan Bogo? Signore, parlava di 14 casi di mammiferi scomparsi. E allora? Allora me ne assegni uno. Forse l'ho dimenticato, ma ero la migliore del mio corso in accademia. Non l'ho dimenticato, ma non mi interessa. Signore, non sono qui per fare numero. Allora le sarà facile fare 100 multe in un giorno.